Flavio alla fine quasi quasi ci hai creduto e hai detto aspetta sì, che gli do una bella. Ci ho creduto, beh ho perso un po' di tempo all'inizio, e i primi 4-5 giri lui è andato via, ha preso quei 10-15 metri che era quasi impossibile riprendere, anche perché era veloce, per tre quarti di gara è stato veramente veloce. Gli ultimi 5-6 giri ho guadagnato tanto perché lui ha iniziato a cedere un po', no? E io invece ero molto veloce nella parte finale di gara, quindi se riuscivo a sfilare meglio in partenza potevo giocarla. Non pensi che sia stata anche una questione magari di setup, che avete cercato le prestazioni un po' troppo tardi, no? Non in quel senso. No, perché alla fine c'è stato un po' di casino anche con Jorrit e Viganò all'inizio, ma penso che sia soltanto per quello che lui è andato via i primi giri. E dopo ero molto veloce, sono contento. Qual è il feeling con il nuovo motore? Perché alla fine è cambiato quello. Sì, è cambiato quello, ma non è che ero ultimo l'altro anno in tutte le gare, cioè voglio dire. Quindi ero competitivo anche l'altro anno, è cambiato. Sicuramente un altro motore, ha delle potenzialità diverse dall'altro e devo ancora conoscerlo bene, insomma, ecco, stiamo lavorando, dai. Comunque, se dovessi dire, non dico un pregio, un difetto, dico una differenza che è evidente, quando tu scendi da uno Yamaha e vai su un TM, qual è la differenza più la grossa? La differenza è che, insomma, ha una curva diversa di coppia, no, nel senso non sì, a livello di una potenza sicuramente diversa, non dico che uno ne ha più dell'altro, ma comunque è diverso l'utilizzo del motore, quindi anch'io devo ancora capire bene di dove il punto esatto dove poter spingere con questo motore, nel senso trovare il feeling giusto, ecco. Però direi che hai già iniziato non a prendere male, una buona confidenza. Sì, sì. Non è male, dai, sì, no, sono andato bene, sono contento. Bravo, grazie. Bravo Flavietto. Jorrit.